Nella mia vita ho viaggiato tantissimo, in lungo e in largo, dall'Africa al Nord Europa, dall'Asia alle Americhe. Voi mi avete condotto in un ennesimo viaggio, forse uno dei più speciali e incredibili. Il viaggio non finisce mai, solo i viaggiatori finiscono. E come dice un detto africano che adoro, noi siamo quello che siamo attraverso le altre persone. La cultura può e deve aiutare a creare dialogo tra le persone, è sempre stata la sua caratteristica principale. Già oggi mette in contatto in maniera quasi nascosta tante persone, penso alla musica che viene da un paese differente, un libro tradotto in tante lingue. Le relazioni sono nei luoghi positivi attraverso scambi di culture. La cultura è essenzialmente la curiosità per il proprio e per l'altrui modo di vivere, la curiosità per la propria e per l'altrui intelligenza, e quindi lavorando sulla cultura lavoriamo sulla nostra umanità, la facciamo più bella e anche più capace di comprendere gli altri. Le culture di altri diventano anche le proprie. Siamo in una fase già, diciamo, avanzata, ormai diciamo le prime grandi ondate di arrivo nelle nostre province. Vissuto più quella di Modena, ma insomma Reggio, Modena, Bologna hanno avuto storie molto simili. Abbiamo ritenuto utile e necessario superare questa fase appunto del multiculturalismo per approdare ad una coscienza più matura, che è quella del riconoscimento. Riconoscimento significa in qualche modo conoscere l'altro da sé, riconoscere le sue culture, i suoi percorsi, i suoi diritti, i suoi doveri, i suoi costumi. E questo può avvenire prevalentemente e soprattutto sul terreno culturale. Là dove gli stranieri, no, possono vedere la loro cultura non più presa in considerazione come se fosse una minaccia, quando si valorizza la cultura dell'altro, l'altro aumenta il senso di appartenenza al territorio e aumenta la propensione alla relazione, quindi allo scambio con l'altro. Nella zona più difficile anche per la convivenza della città abbiamo pensato di utilizzare forme di incontro per conoscere le persone e per fare in modo che il tema della diversità culturale diventi progressivamente un valore e non un ostacolo alla convivenza della città. Il quartiere di Stazione è un quartiere che lo conosciamo tutto, un quartiere un po' casinato, diciamo. Tutti lo consideravano un quartiere malfamato, un quartiere dove ci sono solo extracomunitari. Sono già alcuni anni che la Regione Emilia-Romagna, il settore politiche per la sicurezza, sostiene le attività del comune di Reggio Emilia in quest'area specifica del territorio comunale, e credo che dopo tutti questi anni cominciamo a vedere emergere proprio un nucleo forte delle nostre idee di politica di sicurezza. Con un 6-7 contatto vede la gente che viene dovunque. Io ho vissuto quasi il festival quasi 4 anni, è un grandissimo iniziativo, mi piace tantissimo. Ti vedi cinesi, africani, tutti tipi di razza lo trovi su 167 contatto. Il progetto 167 contatto rappresenta una delle azioni di recupero socio-territoriale meglio riuscite dell'amministrazione comunale di Reggio in un territorio a rischio di marginalità come il quartiere Reggio Est adiacente alla stazione. Questa cosa si fa di dimenticare questa cosa, di frequentare questo quartiere, che è un quartiere come le altre, diciamo. Abbiamo voluto far vedere che questo quartiere, non solo per la delinquenza, non solo per la malavita, ma possiamo produrre anche cultura. Abbiamo dato responsabilità ai cittadini nel gestire il territorio, stabilito un patto vero e proprio di collaborazione dove il sindaco ha firmato con altre 150 persone impegni e soprattutto una visione condivisa del quartiere e della città. Noi abbiamo cercato di mettere insieme, trovando nel comune di Reggio Emilia un partner straordinario per lo sviluppo di queste attività, un'idea di integrazione che non sia una formula retorica vuota, ma che dimostri effettivamente di poter combinare la riqualificazione urbana, le attività di tipo culturale, il dialogo
interculturale, la prevenzione della devianza giovanile. L'idea di base di questo progetto consiste nel cercare di coinvolgere i cittadini del quartiere, ma per estensione la città, in un percorso di formazione laboratoriale che stimoli le persone ad avvicinarsi a forme diverse di cultura, discipline diverse. Alle persone che hanno partecipato al laboratorio sicuramente abbiamo dato qualcosa che è davvero un qualcosa in più, che non è solo stare insieme ma anche un portarsi via qualcosa, che è un po' la base di 167 contatto, che è quello di restituire al territorio in un qualche modo quella che è l'esperienza che viene elaborata all'interno del percorso. La relazione attraverso il ritmo è molto più immediata della parola. E insieme a questa relazione che viene facilitata c'è il piacere appunto di suonare e di creare insieme qualcosa di bello senza che nessuno prevarichi sugli altri. Credo che sia quella la chiave che ci ha fatto andare avanti, insomma, avere questo repertorio e continuare a avere voglia di suonare. Se io prendo il tamburo, vado fuori, sono fuori dal gruppo, vado da qualche parte a suonare, onestamente non so da che parte cominciare. Quando poi vengo qui, che sono in mezzo agli altri, sono con voi, qualcosa salta fuori. Crea come un sottofondo, una vibrazione che insomma dà dell'energia. Una cosa che non avevo mai considerato nella mia vita, il discorso delle percussioni, ho scoperto che è già nelle mie mani in qualche modo, in modo anche molto sorprendente per me stesso. Ho visto anni di guerra, perché un fiume non corre cieco in mezzo agli uomini. Unduru! Unduru ila dalika al-wahari bil-akkai! Al-nabil al-dakhm! Hay'atu tushbihu al-malik! Al-malik al-shuja' wal-muharib al-qawi! La formazione quindi concepita come uno spazio di coesione, di coinvolgimento e di avvicinamento anche a discipline diverse, a forme culturali diverse, quindi ad esempio la danza africana, il djembe, gli strumenti percussivi in generale, ma anche forme come il teatro che stimolano verso forme comunicative non verbali, stimolano all'ascolto dell'altro. Africano, ho imparato a suonare le percussioni da 167 contatto, cioè, perché molti pensano che gli africani sanno suonare, tutti gli africani sanno suonare, cioè sanno suonare le percussioni, cioè io l'ho imparato da qua. Da 7 anni che vivo qui, quando ho conosciuto 167 contatto, ho conosciuto tutti questi. Per me non sentivo niente qui. Grazie a uno senza contatto ho tutti questi cari amici. È una bella energia che io come maestro che sto lì non mi stanco mai di dare, ma mai. È troppo bello questa integrazione per me. Quando sono entrato con loro non sapevo tante cose della musica, proprio della musica africana, che sono un africano, però non ho mai affrontato di corsi proprio della musica. Prima mi chiamavano: dove fai i corsi? A Viatori. Viatori. Avranno la paura. Sai quella gente lì che mi dicevano Viatori? Adesso sono i prima qui. E finisco di fare i lezioni io qui. Stiamo qui fino alle 2 di notte. Ha fatto vivere da Viatori, perché Viatori tutti pensavano è un quartiere dei banditi, una cosa del genere. E 167 contatto è anche un luogo dove la diversità si incontra, si specchia. È un luogo dove la ricchezza dell'altro si rivela, ma il teatro è una piattaforma privilegiata dell'incontro. Il mare, i ragnoli, il viaggio per mare, verso una nuova patria. Ci siamo trovati ad avere a volte anche 40 persone che partecipavano al laboratorio. Il contributo e lo sguardo collettivo alla fine si è ritrovato nell'esito finale. Dal lavoro di laboratorio è nato poi il testo, che è stato messo in bocca agli attori non scrivendolo prima, ma proprio traendolo dalle improvvisazioni e dal contributo sia cognitivo che emozionale dei partecipanti. Ricorda di prendere le foto dei tuoi genitori. Portate un tappetino per pregare. E la corona del rosario. Questa collana di cani ti proteggerà.
L'imbrottorio lavorato, tutto il maestro dietro questa, destra, sinistra, colori, bianco, nero, non c'è differenza. Noi facciamo il grande spettacolo con tutto il colore come artista. Tante ragazze italiane entrate dietro questa la serata, vedere i loro colori. Io sono insegnante alla Paolo Grassi fondamentalmente, regista. 3 anni fa mi sono incrociato quasi per caso con un 67 contatto. In realtà stavo lavorando io autonomamente su un progetto legato all'immigrazione. Su questo si è creato un primo link, una prima connessione che mi ha portato a fare un lavoro estremamente capillare all'interno del progetto 167, cioè legato a realtà territoriali molto forti, molto importanti, riunendo italiani e non italiani. E nel corso degli anni si è sviluppato una progettualità sempre condivisa con il territorio, che mi ha portato a toccare e sondare diversi temi, no? Uno delle donne, l'anno scorso il tema del lavoro. I progetti nascono proprio dal territorio, dalla gente, anche con delle grosse difficoltà, ma la problematicità in qualche modo è il segno della vitalità di questo progetto. Uno 67 contatto ha una caratteristica che lo rende sicuramente, direi, unico: il fatto che chi partecipa lo fa a 360 gradi, quindi è protagonista, è coinvolto e si sente parte attiva di questo progetto. Per la verità vale anche per noi. Noi a un certo punto ci dimentichiamo di essere gli organizzatori e siamo soggetti che partecipano a questa iniziativa. Tutto viene costruito in maniera tale che la gente della zona stazione si senta veramente coinvolta. Dare vita a un festival gestito direttamente dai cittadini, ove fossero i cittadini ad essere, diciamo, i protagonisti a produrre esperienze capaci di modificare i luoghi e anche le stesse relazioni tra le persone. È diventato un magazzino di vino. No, voi. Una delle caratteristiche di questo progetto è il fatto di realizzare dei tavoli di lavoro trasversali, per cui da una parte i laboratori coinvolgono i cittadini, le persone che in un qualche modo vogliono partecipare, e dall'altra anche le associazioni e le realtà territoriali che si interessano alla città e alla comunità vengono coinvolte in tavoli di progettazione che quindi permettono di elaborare momenti culturali, magari anche di approfondimento con esperti, con protagonisti del mondo dello spettacolo. Il radicamento in questo quartiere e la capacità di esprimere sostanzialmente un'idea della collettività, del raggruppamento, della convivenza. Gregorius, 28 anni, steward. La
la grande parata finale che raccoglie tutte le voci, i colori, i suoni. La parata è una cosa meravigliosa, tutti i gruppi che si uniscono e tutti i colori, sì, e tutte le musiche e le danze. Pronto? La banda di quartiere è un laboratorio dell'Arci che è nato appunto insieme a 167 Contatto. La particolarità di questo laboratorio, che nasce come laboratorio di musica d'insieme, è che intanto i partecipanti sono tutti musicisti non professionisti, e con questo io sono partito arrangiando brani di musica popolare. Il laboratorio della banda di quartiere nasce anche con una grossa importanza che viene data all'improvvisazione. Nel corso del laboratorio il gruppo si è allargato fino a toccare una ventina di elementi. La musica per banda è una musica che può camminare. Quindi la possibilità di suonare da fermi ma anche spostandosi. Partendo da qui il gruppo è diventato un gruppo fisso. L'esperienza ci ha portato a fare concerti, suonare con Ater Balletto, per esempio, come il gruppo dei Giardini di Miro. Abbiamo fatto un live a Fahrenheit a Radio 3, quindi concerti che sono andati anche fuori dalla città di Reggio e dalla provincia. Siamo stati al Festival della Filosofia di Modena per 2 anni. Proprio adesso stiamo lavorando alla registrazione di primo, diciamo così, lavoro discografico sulle musiche della Resistenza. Quindi credo che il lavoro del laboratorio abbia portato a una realtà bellissima per Reggio Emilia. Camminare insieme, equilibrio e rispetto, incontro, uno spazio di possibilità, è respirare insieme, una forza che abbatte i muri, accettare che le cose del mondo abbiano nomi diversi. La ballata della convivenza è nata da una domanda fatta a tutti, forse perché abbiamo bisogno di sapere che valore hanno le parole, che cosa vuol dire convivenza per ognuno. La convivenza è il nostro modo di stare con l'altro, di camminare con l'altro, di costruire futuro insieme all'altro. E le voci che compongono questa ballata sono le risposte che sono sgusciate come perle dalle parole di tutti quelli che hanno partecipato al laboratorio, ma anche di quelli che stavano nell'area della grande parata quel giorno, cioè semplici cittadini che erano stati richiamati dalla grande festa di 167 Contatto e a cui abbiamo domandato che cos'è la convivenza per te. Convivenza è una parola che non mi piace, no, sembra nascondere qualcosa di negativo. Ci piaccia o non ci piaccia, dobbiamo convivere in questa città, in questo quartiere, in questo spazio, nel mondo. Poi però mi viene in mente un'altra parola, allora per farmela piacere penso che convivono due persone che si amano. Questo rende bello il termine. Convivenza è una danza. Continuamente ci si avvicina, ci si allontana, fino a comporre una distanza, una vicinanza che ci permette di dire ad alta voce: ebbene che tu esista, ebbene che tu esista. I ragazzi che hanno fatto il laboratorio erano tutti consapevoli di partecipare a una festa che scavalcava l'attraversare una sola via centrale, che sta in un luogo cerniera della città, considerato pericoloso. C'è un futuro possibile diverso e non si costruisce sulla paura, si costruisce scambiandoci i saperi che abbiamo. Il progetto aiuta di essere insieme per me. Africani, marocchini, tunisini, egiziani, cinesi, italiani. Non ci sono più confini, diciamo. 300-400 cinesi, tutti familiari o loro vini a vedere questa la serata con tutti i colori. E questo è, c'è cambiamento, via Turri, via Paradisi, o speriamo del futuro
il cambiamento, una sessanta contanti non vogliamo facciamo una volta all'anno, vogliamo facciamo due volte all'anno, vogliamo facciamo anche noi come artisti. Ho avuto anche un amico cinese che non l'ho mai avuto in vita mia. È stato un grande. Lo conoscevo, un cinese, marocchino, gli senegalesi che volevo conoscere che è della mia paese, ma per integrarsi è un casino, eh. Ci siamo entrati, della Guinea, tutti, sai quanti amici che ho. Sono contento per Reggio Emilia di questo progetto che hanno creato, sì. Di avere fiducia di passare qui, perché era un deserto qui per me, via Turi. Ha riportato la gente italiana. Noi ora vediamo che questo festival è ben accolto anche al Consiglio d'Europa e in ambito culturale. Siamo partiti da un'esigenza di sicurezza urbana, di paura delle persone. La cultura è l'arte. Potrebbe sembrare strano di così fare sicurezza con la cultura, ma la risposta invece è assolutamente no. Nel senso che le nostre esperienze a Reggio ci dicono che laddove abbiamo prodotto degli elementi di riqualificazione urbana, se questi elementi, queste operazioni sono state accompagnate da un'animazione culturale adeguata, si raggiungono risultati davvero di grande livello. E poi la cultura in situazioni così fortemente connotate da un punto di vista etnico come la zona stazione è il dato fondamentale. Cultura e educazione sono le due leve su cui davvero si può costruire un quartiere nuovo. Di solito si dice che per un'emergenza, da un punto di vista della sicurezza, si chiama la polizia, ma da laddove il dato è strutturale, non è legato all'emergenza, ma è legato a una problematicità di rapporti e relazioni, la cultura e l'educazione restano i due strumenti fondamentali per costruire una città o un quartiere davvero nuovo e diverso. L'arte per me è come il mare. Non finisci mai. Buongiorno, io mi chiamo Elena, vengo da Il Rof, che è un festival di Forlì. Allora, Il Rof è un festival che è nato un paio di anni fa, è Forlì al contrario. Forlì ha in sé le cose che la possono rendere una città piacevole da vivere, riacquistare un po' la territorialità come principio di aggregazione attraverso l'arte, ma in generale attraverso qualsiasi strumento che i cittadini riescono a mettere a disposizione, creare un'occasione una volta all'anno in cui i cittadini che prima non si conoscevano si ritrovano insieme a fare qualcosa insieme che diventi una riflessione sulla città. Ci sono tantissimi laboratori che hanno portato a questa cosa, coinvolgendo tutti i residenti delle case. Abbiamo una società che ci spinge ad avere paura, a restare in casa, a non essere solidali, mentre queste parate, molti ci chiedono ma che senso hanno, perché le fate? Beh, il senso è proprio questo, andiamo fuori, riconquistiamo gli spazi pubblici, stiamo insieme, facciamo delle cose insieme, perché per fare questi laboratori, per costruirli, significa mettersi d'accordo, fare e creare, ideare insieme. Insieme, con fantasia, creatività e quant'altro, quindi la forza politica anche di queste parate è proprio il fatto di voler vivere lo spazio pubblico e di rivalorizzarlo. Il diritto alla creatività, alla libera espressione, all'accesso gratuito, alla gratuità dei laboratori. Buonasera, io sono Lidia Buchner e già dal cognome si capisce che non sono italiana. Abito nel capoluogo, credo, no? dell'Emilia Romagna da circa 15 anni. E naturalmente, come tanti altri di voi qua, vedo, ho portato anche con me il mio bagaglio culturale, le mie esperienze che vengono da un altrove, non sono cresciuta in questo contesto qua. Quando sono arrivata a Bologna, dopo un paio di anni, praticamente abbiamo creato con altre persone, come si fa qui, e questo l'ho imparato, si fa un'associazione come tanti altri. Le vite e le nostre vite in tutte le nostre città sarebbero molto molto più povere se non ci fosse questo tessuto sociale dell'associazionismo, del volontariato, però anche della professionalità culturale che mettono in capo le persone che anni e anni lavorano in questo territorio, in questo settore. Spesso i festival, come anche la Partot Parata, che poi spiego cos'è, sono la punta più visibile di un lavoro capillare che si fa tutto l'anno, sempre, incessantemente. Partot Parata, Partot, noi nella nostra associazione siamo anche molti che provengono da altri paesi, altre province, dal sud dell'Italia, dal nord dell'Italia. E quindi Partot nel dialetto bolognese significa per tutti, l'abbiamo preso in prestito per dire un po' anche noi siamo di questo luogo e noi prendiamo in prestito anche il linguaggio della città che ci ospita
e che però noi arricchiamo con la nostra presenza. È il lavoro importante soprattutto di creare questi laboratori prima, che coinvolgono tutti quanti, laboratori artistici che poi confluiranno in una grande parata che si svolge nelle strade, piazze di Bologna, che nel corso di 10 anni è cresciuto enormemente, e questo vuol anche dire che c'è bisogno, che c'è fermento, che c'è richiesta di questo tipo di socialità, che creano questi laboratori artistici che spaziano dalla costruzione di mega marionette fino al laboratorio di percussione, fino al laboratorio di tip tap, eccetera, tutto quello che si vuole, che poi tutti sfilano orgogliosamente nella città, che così si crea una grande mescolanza e così diventa una città di tutti. Nulla più della cultura ci può permettere di vivere in città insieme, insomma, quindi ben venga l'impegno comune da questo punto di vista, l'impegno a fare sempre di più cose. Questa è una parte di città che, ricorderete bene, sembrava un territorio perduto, sembrava un pezzo di città che si stesse staccando dal resto della città, anche in termini culturali, di rapporti civili. Non è stato così, non è così, e questo non è venuto, non esclusivamente naturalmente, ma grazie soprattutto a un intenso lavoro di tipo culturale, anzi di tipo interculturale. Guardate, da un luogo dove bene o male si consumava un po' di cultura è diventato un luogo di produzione originale, di produzione culturale originale, coniugare in modo nobile operazioni di riqualificazione urbana con un'attività culturale continuativa durante tutto l'anno è senz'altro una delle carte vincenti per ridare vivibilità, funzione nuova, funzione sociale nuova, ridare un senso di appartenenza e di sicurezza a un pezzo importante di città. L'unica possibilità per portare avanti a convivere insieme italiani e stranieri è la cultura. La musica colpisce ogni cuore e ogni persona. Non c'è niente di più bello di conoscere le culture degli altri. Perché ognuno di noi ha qualche cosa da insegnare agli altri e qualche cosa da apprendere. Reggio Emilia è un'esperienza a cui dovrebbero guardare molti altri comuni e molte altre amministrazioni anche di questa regione, perché è una particolarità, e per questo io applaudo fortemente al lavoro che viene fatto e che viene fatto dagli assessori anche qui presenti di questo comune. Io credo che questo è il terreno, questo della cultura davvero, dell'incontro, che può accelerare quel processo di riconoscimento su un terreno di lealtà e di condivisione, di lealtà. Perché quando dicevo prima che riconoscimento significa da una parte e dall'altra in qualche modo riconoscere l'altro da sé e accettare i diritti e doveri dell'uno e dell'altro. E questo è un processo di lealtà che si costruisce giorno per giorno, mattone su mattone, e credo che il Comune di Reggio Emilia lo stia facendo con grande capacità e grande lungimiranza. Per me è molto importante continuare questo progetto. È grazie a questi corsi, a questi progetti che a me mi sento un po' di fiducia, ho conosciuto tanti genti. Anche dai quartieri più difficili può nascere convivenza, e questo forse è il messaggio culturale più forte che la città può accogliere, e cioè fare della diversità culturale un valore.